San Siro, Milano, stadio mitico per il match di oggi. Vi danno il benvenuto Pierluigi Pardo e Lelia Dani di nuovo insieme per raccontarvi le emozioni di questo match. Si alza il sipario su questa edizione della Champions, entrambe vanno a caccia dei primi tre punti per la classifica del girone. Sfida che vede protagoniste Inter e Benfica. La fase a gironi rappresenta il primo scoglio verso traguardi più importanti, perché sono partite capaci di esaltare ma anche di riservare amare sorprese. Cos'è fondamentale? È fondamentale lasciare meno punti possibili per strada. Pressing e raddoppio di marcatura sono il credo tattico di questa squadra. È chiara l'intenzione di non lasciare agli avversari il tempo per pensare alla giocata. Diventa complicato ragionare sapendo di avere sempre un avversario addosso non appena si riceve la palla. Le probabilità di essere costretti a forzare la giocata aumentano e quindi anche la possibilità di errore. Il rovescio della medaglia è che si rischia di concedere qualcosina dietro. Dunque la formazione titolare del Benfica. 4-4-2 il modulo con cui si schierano, con un attaccante centrale, potrebbe essere anche un 4-4-1-1 con la seconda punta libera di muoversi. Chiara l'intenzione del tecnico di sfruttare la maggiore mobilità della spalla per inserirsi da dietro e sfruttare i varchi aperti dal centroavanti, che è chiamato ovviamente a fare sportellate con i difensori. Squadre che debuttano ufficialmente nella fase a gironi di questa UEFA Champions League. Provano a costruire qualcosa. Rafa. Occhio al tiki-taka prolungato. Non può sbagliare. Occasione già nei primi minuti. Hanno messo subito in chiaro le cose, Pier. Sono qui per vincerla. Pari puntati su Lautaro Martinez, giocatore in grado di cambiare volto alla gara. La sua abilità palla al piede lo rende uno dei principali pericoli per la difesa. Ma quanta qualità! Gli consente non solo di dribblare, ma addirittura anche di essere l'uomo dell'ultimo passaggio. Occhio a Dzeko. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. 1-0, partenza lanciata per loro. Con l'apparenza facile, non poteva sbagliare da quella distanza, ha mantenuto la calma e non ha lasciato scampo al portiere. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0.
Fanno girare bene Parma. Rappa. Gran tiro. Onana. Super parata. Il corner di Joao Mario, attenzione. Altra possibilità dalla bandierina. Occhio al tocco in mezzo. Spazza via il pallone. Florentino Luis. Joao Mario. Si avventa sul pallone e ferma tutto. Meno possesso palla dell'Inter rispetto agli avversari. È vero che molti allenatori puntano molto sulla gestione del possesso palla per stressare la resistenza degli avversari e poi aprirsi spazi invitanti. Però a volte basta anche solo un tiro in porta per vincere. La supremazia territoriale, fine a se stessa, non serve a niente. La differenza la fanno i gol. C'è il tocco corto, la mette verso l'area, senza problemi qui il portiere su questa girata. Ferma tutto il difensore, bravissimo qui. Barella. Si mette bene sulla linea del passaggio e recupera il pallone. Joao Mario. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Ci sarà un minuto di recupero. Si conclude il primo tempo qui a San Siro, squadre che tornano negli spogliatoi. Si riparte, gara valevole per la prima giornata di Champions. Palla riconsegnata dall'Inter. Barella. Hanno metri a disposizione. Possono essere pericolosi. Stanno rinunciando all'iniziativa, invitando gli avversari a salire e magari a scoprirsi. Pericolo, ecco il tiro. Pallone murato. Colpisce la traversa, non è finita. Pericolo scappato. Sono andati vicini al pareggio nell'occasione precedente. L'avevi indirizzata bene. Portiere salvato dal legno. Non ci sarebbe mai arrivato. Barella. Edin Dzeko. Occhio a Lautaro da lì. Occhio a Dzeko. Mkhitaryan. Buono il pallone tra le linee. E c'è il gol dell'Inter.
E questa è l'immagine del gol. Arrivato al termine di un possesso palla prolungato. È stato bravo qui a resistere all'attacco del difensore e a battere il portiere. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Çalhanoğlu, Edin Dzeko cerca l'imbucata per il compagno. Ottimo l'intercetto che frena un'azione interessante. Il dato sul possesso palla finora premia gli ospiti, però è un possesso palla che non sta dando i risultati sperati. Vedi, la manovra è prevedibile. Devono alzare ritmo e fare più movimento. Un buon passaggio viene da un buon movimento, allora si aprono gli spazi e ci possono essere gli inserimenti. Se vogliono recuperare lo svantaggio, devono inventarsi qualcosa. Occhio qui alla ripartenza. Dzeko. Esagera qui e regala la rimessa. Ci sarà dunque una sostituzione? Grimaldo. Ecco Rafa Silva. Ancora 5 minuti da giocare. Draxler. Rappa. Occhio all'occasione per riaprire il match. Onana, ma cosa ha preso? Florentino Luis. Duello tutto di forza. Finisce qui il match, prima partita e prima sconfitta per loro in questa fase a gironi. Ci si aspettava certamente una prestazione diversa da loro oggi. La sconfitta macchia il loro esordio in UEFA Champions League e rischia di avere qualche strascico di troppo. Bisogna però anche aggiungere che siamo a inizio stagione, le squadre devono mettere ancora benzina nel motore, possono senz'altro recuperare nelle prossime giornate. Ha giocato bene, dando un contributo più che positivo alla squadra. È stato autore di una prestazione sicuramente positiva. Il gol è la ciliegina sulla torta di una prova che premia il lavoro suo, ma anche della squadra.